Si è svolto il 23 marzo 2018 nei pressi del Teatro Manzoni in via Podgora a Roma il convegno intitolato Donald Trump, in cui, partendo dal bestseller Fuoco e Furia del giornalista americano Michael Wolf, che offre una lettura critica della personalità e della storia dell'attuale presidente americano, sono state affrontate le molte ombre che accompagnano la figura di uno dei più discussi inquilini della Casa Bianca. A moderare il convegno il regista e autore Rai Antonio Fugazzotto, presidente del Circolo delle Vittorie di Roma e dell'associazione culturale La Ginestra di Santa Restituta in provincia di Terni. Parliamo di Donald Trump, parliamo di questo personaggio così divisivo, così anche discusso, però anche, devo dire, sempre sulla cresta dell'onda e quindi sempre interessante per noi, no, da presentare, eccetera. Questo libro è diciamo un attacco molto feroce a questa persona. Una volta che uno ha letto questo libro capisce che questo giornalista ha molti elementi per poter giudicare questa persona, però io devo dire la verità, qualche dubbio ce l'ho sull'attendibilità vera di tutto quello che ho letto su questo libro, però è utile per avere un'idea sempre più completa di questo personaggio. Tra gli ospiti intervenuti il professore giornalista Guido Barlozzetti, autore di programmi, conduttore Rai, esperto di comunicazione radiotelevisiva e sociologia dei processi culturali. Presente anche il professore Marco Angelo Gervasoni del Dipartimento di Scienze Economiche, Gestionali e Sociali dell'Università degli Studi del Molise. Il libro è un libro interessante che mostra il primo anno della presidenza Trump da un punto di vista interno, attraverso non interviste ma attraverso dichiarazioni più o meno strappate ai vari protagonisti, e illustra il modo con cui Trump anche vive la vita quotidiana all'interno della Casa Bianca. A prendere la parola anche Marzia Roncacci, giornalista Rai del TG2. Il libro, diciamo, che sicuramente ha sconvolto un po' l'America e gli americani e anche la Casa Bianca, però credo che Wolf sia stato anche molto furbo, molto bravo nello scrivere, perché ha usato il gossip insieme all'inchiesta e quindi racconta, lui a un certo punto riesce subito dopo le elezioni di Trump a infilarsi nella Casa Bianca, sta lì, lui dice, come una mosca sul muro, ovvero non fastidiosa ma attenta a guardare quello che accadeva lì intorno, e ha raccontato, devo dire, in modo molto bene, molto chiaro tutto quello che accade nella Casa Bianca, una Casa Bianca che ad oggi, diciamo, può essere così descritta come una Casa Bianca bis. Prima era quella della Casa Bianca legata appunto allo scandalo Russagate, alla famiglia che era sempre molto intorno a Trump, quindi sappiamo il genero, eccetera, figure come Flynn, come Bannon, fondamentale tra l'altro per la scrittura del libro di Wolf. Poi però a un certo punto invece oggi è diventata un'altra Casa Bianca, una Casa Bianca che è fatta da politici, abbiamo visto che stanno cambiando molte figure importanti come il segretario di Stato, come il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, proprio perché oggi c'è più il trumpismo, ovvero c'è un lancio verso una politica legata sì al nome di Trump ma fatta da politici esperti che mettono anche un po', diciamo, qualche legaccio al presidente Trump che a volte si lascia andare, magari sappiamo con dei Twitter, insomma, un po' così sprovveduti, e quindi adesso c'è una politica più importante sicuramente che va tenuta sempre sotto molto controllo, perché è evidente che lui ha a che fare con la Cina, ha a che fare con la Nord Corea, quindi sappiamo quali meccanismi ci sono. Sta attuando la sua politica Trump, quindi quella dei dazi, quella del protezionismo, quella dei migranti, quella del muro, che aveva detto in campagna elettorale, quindi certo è un personaggio che come dire, in qualche modo fa anche un po' timore a volte, no? Perché si ha paura della politica di Trump, però insomma, stiamo a vedere quello che succede. Grazie.